Continuavo a seguire la narrazione contenuta nella parte quinta del Guerin meschino con agitazione crescente. Guerrino intendeva domandare alla savia e sapientissima Sibilla chi fossero suo padre e sua madre e quale fosse la loro sorte, confidando in quelle capacità profetiche che gli erano state in precedenza in altre parti del romanzo vividamente descritte. Ma altri uomini, altri cavalieri si erano anch'essi mossi verso il regno sotterraneo pungolati da altre, ben diverse motivazioni. L'ansia del godimento e del peccato, per i quali il prezzo da pagare era la dannazione dell'anima, aveva già sospinto infatti molti nobili avventurieri fino all'ingresso della grotta sibillina, tra le deserte altitudini della montagna. Fama voleva infatti che il re Amectonio ospitasse, nelle viscere del monte, palazzi risplendenti e incantevoli giardini, e che una corte di bellissime damigelle vestite di ricchissimi abiti sfolgoranti di oro e di gemme, tanto che lingua umana non potrebbe narrare le particolarità della leggiadria e della magnificenza del loro abbigliamento, attendesse i visitatori per allietarli con tutti quei piaceri e giochi che fossero possibili ad un corpo umano. Narrava Andrea da Barberino che, dopo avere superato i grandi venti che spiravano dalla bocca dell'entrata, la caverna si apriva ad una sorta di labirinto, composto da molteplici vie sotterranee tenebrose, un dedalo privo di uscita apparente, nel quale tentare di orientarsi muniti di una quantità di candele di cera e di esca, pietra e acciarino. Proseguendo lungo un sentiero scosceso che andava inoltrandosi per l'ingiù, dopo aver oltrepassato un punto nel quale era possibile udire un fragore stordente, come il rimbombo di una cascata d'acqua che piombasse dall'alto, si giungeva infine ad una porta di metallo, la quale aveva scolpita una figura di demonio che pareva viva. Guerrino per più volte bussò a quella porta. Gli fu aperto e oltre la porta un mondo incantato attendeva, apparizione di un sogno senza tempo, luogo celato di fascinazione segreta e maligna, capace di ammaliare gli uomini retendo nello spirito, trattenendoli nelle proprie viscere di roccia, in quel luogo ristretto della montagna dove tutto, palazzi, giardini, era incantamento, perché non era possibile che vi fossero tante cose, fino alla perdizione definitiva ed eterna. Correva l'anno di Nostro Signore Gesù Cristo 824 e imperatore era Carlo Magno, scriveva il Cantastorie.